Ciao ragazze, ecco qui con un altro video sulle collane fuori produzione che ho e sono qui per farvele appunto vedere e per farvele apprezzare qualora decideste di acquistarle, magari in qualche outlet, Valmontone, Serravalle, giù in Sicilia, oppure attraverso magari i gruppi Facebook. Ovviamente quelli seri, mi raccomando, e chiedete sempre prima alle admin se la persona dalla quale state acquistando è seria, insomma, e comunque non vi dà delle fregature, non vi vende dei fake a prezzo del brand. Quindi questo è un bellissimo fuori produzione, molto molto carino. Ha la punzonatura sulla parte finale della catenina. Questo perché non si può aprire, quindi non ha un gancio da poter tirar fuori, è soltanto la catenina un pochino più arricchita. Vedete, questo è il marchietto, poi se lo giriamo c'è la punzonatura. Eccolo qui, non so se si riesce a vedere bene, spero di sì. Aspettate che mi sistemo meglio perché altrimenti sto andando tutta davanti. Ok, la vedete, si vede bene, sì. Un attimo solo, ok. Abbiamo spostato pure la regia. Ecco qui. E la parte finale, appunto, dicevo, continua con questa pallina che vi ho fatto vedere anche quando abbiamo visto i fiori poetici, dove all'interno c'è del silicone. Questo vi permette di far scorrere per allungare o da accorciare, vedete, la vostra collana. Prosegue, prosegue. È molto bella, anche la catena è bella. Ecco qui che si presenta immediatamente, si presentano due perle. Continua, distanzianti, altre due. Continua per avere la fine con una perla sola. Adesso si è un po' impicciata. Questa catena si impiccia spesso, eccola qui. Quindi in totale abbiamo 5 perle. È molto bella. È un po' stile Chanel, se vogliamo, si infila dalla testa e scende giù molto morbida. Questa forse ancora si riesce a trovare perché non è vecchissima come collana. Molto molto carina. Mi raccomando, le fregature, guardate bene i dettagli. Vedete com'è fatta? All'interno della perla c'è un rivetto di argento che non la fa muovere perché è collegata, vedete, questa non scorre, rimane così. Ogni perla è di queste caratteristiche, spero di farvela vedere meglio possibile, ma non so perché sta sparando la luce in maniera assurda. Forse ne devo togliere una, adesso vediamo. Eccola qua. Molto molto bella, veramente molto bella. Le perle non sono eccessivamente calde come colore, eh? Non so se rende, è più un colore, diciamo freddo, un colore, vedete? Vedete? Oh, un colore che sta bene con l'argento, secondo me. Eccola qua, guardate quanto è bella, è bellissima questa. E questa qui è in argento. Ora, vi volevo far vedere anche un altro fuori produzione. Vediamo un po' se riesco. Eccolo qui. Che è appunto la rosa. Bellissima. Molto particolare, ve la faccio vedere meglio. Scusate, ma l'ho dovuta riprendere. Guardate quanto è bella. Vedete la luminosità? Questa luminosità ovviamente è data da tutti i fori che ci sono dietro la collana e che permettono, appunto, come ho detto sempre, alla luce di passare e far brillare così tanto questa zirconia cubica. Questa è la stessa dell'anello. Ecco qui, molto lunga la catena, ma non ricordo se la catena l'ho sostituita oppure no. La punzonatura in questo caso la possiamo vedere all'interno, vedete? È all'interno dell'anellino.
sì, Pandora l'ho voluta mettere lì. Vediamo se così riesco a farvela vedere, ma che. Eccolo qui, così si vede un pochino meglio. Comunque è molto bella, è tutta traforata, che permette anche se la si porta lunga su un abito, magari un abito scuro o comunque anche estivo che non sia bianco, ovviamente, oddio, insomma, riflette comunque, però diciamo su un abito scuro, vedete? Vedete? Sembra tutta un disegno, è molto molto bella. Questa mi piace tantissimo. Vediamo come Pandora l'aveva chiamata. Vediamo un po', se riusciamo a ritrovarla. Vediamo, vediamo. Forse sta di qua all'inizio. Sì, eccola qui. Eccola qui. Eccola qui. Qui la chiama la rosa preziosa, ovviamente. Vediamo le caratteristiche, che è in argento con zirconia cubica. La lunghezza è 90 centimetri, appunto, avete visto che è una catena comunque molto lunga, anche se non sono convinta che sia proprio lei quella sua, comunque regolabile a 70 e 80 centimetri. Il codice è questo qua che vedete. E veniva 119 euro. Il catalogo in questione è sempre lui, quello della primavera 2017, ed eccola qui in tutta la sua magnificenza. Rosa preziosa, bellissima. Questa mi piace veramente, veramente tanto. Bella. Poi vi volevo far vedere, ragazze, anche un altro fuori produzione. Intanto queste io direi di lasciarle anche qui perché non stanno male, anche è bello così vederlo. Un fuori produzione che. A me è piaciuto tantissimo, è piaciuto anche a mia nipote e io lo acquistai insieme comunque agli orecchini e in quel caso acquistai anche l'anello, però l'anello è un pochino differente anche avendo la stessa identica pietra come colore. Allora vi faccio vedere la collana in questione, l'avete sicuramente intravista qui sul plateau, però ve la faccio vedere meglio. Eccola qui. Ora aspettate che mi risistemo per farvela vedere dignitosamente. Questa è qui, è la meraviglia, guardate, il colore lo vedete che cos'è? È questo azzurro carico, ma luminoso e trasparente nello stesso momento, una briolette. Questa è una briolette spettacolare con un anellino che ovviamente lo vedete anche nella trasparenza, viene praticamente infilato all'interno. E poi sorretto da questo moschettone un po' grande, un po' cicciotto, con tutti i fori che vedete all'interno e tempestato di zirconia cubica. Questo, se non sbaglio, è un taglio, un taglio navette che la percorre per i tre quarti del suo diametro. Eccolo qua. Molto molto bella. Guardate. Guardate il taglio sfaccettato di questa brioletta, che cos'è? La luce che manda è veramente affascinante, ma gli orecchini anche hanno lo stesso design. Spettacolare, questa è veramente molto bella. Eccola qui. Questa è bellissima, sì. E la sua catenina. Eccola qui. La si può vedere anche qui con il marchietto solito e la punzonatura regolabile anch'essa. Questa è regolabile, ma come potete ben vedere, avete visto, c'è una regolazione. È molto lunga la catena. Cerchiamo di vederla un pochino più da vicino. Eccola, bella. Veramente veramente bella. All'interno si può vedere la punzonatura dell'oggetto, perché la catena si può anche togliere se la si riesce a intravedere. È proprio dentro l'anellino, lo vedete? Eccola qui. Ora si vede un pochino meglio. Eccolo. Bella, veramente bella. Insomma, sto dicendo che è bella da quanto? Tanto tanto tempo, ma è spettacolare, ragazzi. E poi si muove, vedete? Non è fissata, quindi dà proprio un bel movimento sul collo. È stupenda. Questa fino all'anno scorso, no, fino a qualche mese fa l'ho
L'ho vista lì a Valmontone, c'era, e non mi ricordo se a Serravalle c'è ancora, comunque è stupenda, questa vale la pena se la trovate. Anche gli orecchini sono molto belli, però la collana rende di più, bellissima, mi piace tantissimo. E questo è il terzo oggetto che vi volevo far vedere in questo video qui, della carrellata, diciamo, un po' dei Pandora. Cerco un attimino il catalogo. Non so se riesco a trovarlo, dove appunto parlava di questa meraviglia, perché c'era e quando sta. Io non riesco mai a trovarlo perché i cataloghi, quelli vecchi, ne ho tanti, però non so se sapete, ma nel momento in cui uno li tiene, spera sempre che non debba poi ricercare ogni volta tutte le cose, invece accade. E quindi portate un attimo pazienza che nel frattempo che vi sto parlando e voi ammirate queste meraviglie da qui, io mi sto dannando per cercare appunto la collana per farvi vedere, eccola qua, le caratteristiche maggiori. Allora, questo è un catalogo del 2000 e aspettate che adesso lo leggo con voi. Allora, è un catalogo del 2015. Eccolo qui. Al catalogo, innanzitutto, ve lo faccio subito vedere. È questo qua, quello rosa, diciamo rosa grigio, così, insomma, questo qui. E la collana, eccola qua. La potete vedere bene, è in argento, con la zirconia cubica e il cristallo azzurro, ovviamente. È lunga 70 centimetri, è regolabile a 50 e 60, veniva 89 euro. Aspettate che controllo un attimo meglio. Sì, ha il pallino qui in questo caso, perché essendo una novità, questa la dava come novità nel 2015, dice in effetti Pandora ci dice che era disponibile dal 2, scusa, di novembre 2015. Ma guarda quanto era bella questa pure. Me la sono fatta scappare. Comunque, eccoci qui. E questo è stupendo. Ovviamente ancora non parlavano di nomi in questo, come si chiama? Catalogo. Infatti, vedete, anche questa non ha nome, l'abbiamo vista prima, no? E non ha nome qui. Idem lei non ha nome. Vabbè. Non c'avevano nomi, comunque erano stupende, guardate, meravigliose. Bene, ragazze, io vi saluto con questo video e vi do appuntamento al prossimo, che ne abbiamo qualche altra cosina, alcune fuoriproduzioni molto vecchi, alcuni fuoriproduzioni ma recenti, e altre invece sono nuovissime. Ok, ragazze, vi saluto, a presto, ciao ciao!